Pace e bene a tutti, buongiorno e oggi 9 maggio continuiamo il nostro cammino alla scoperta dei nostri fratelli santi. Oggi ricordiamo Sant'Isaia profeta. Ascoltiamo. Isaia, figlio di Amos e parente del re Manasse, discendeva dalla casa reale di Davide, visse 800 anni prima di Cristo ed ebbe vita lunghissima. La missione di profeta gli fu conferita in una visione dal Signore, che è seduto sopra un gran trono nel Tempio, e dopo che uno dei cherubini gli toccò la bocca con il carbone dicendo: «Ecco che questo ha toccato le tue labbra, e sarà tolta la tua iniquità, e sarà lavato il tuo peccato», e lo invitò a predicare al suo popolo. Subì il martirio per mano del sovrano Manasse, che non ascoltò le ammonizioni del profeta, e adirato lo fece segare in due. Sant'Isaia è il maggiore dei grandi profeti di Israele, e per San Girolamo era non solo profeta, ma anche evangelista ed apostolo. Le sue profezie parlano soprattutto delle minacce di Dio al popolo di Israele e ai popoli vicini per i loro peccati. Ma il profeta, nel descrivere i giusti giudizi di Dio, allude spesso alla venuta del Liberatore e, descrivendo la sua nascita, le sue opere e la sua passione, infervorava negli animi l'amore e la confidenza nel Messia. Isaia è un personaggio dell'Antico Testamento e forse questa è una piccola novità per noi che siamo abituati a considerare santi coloro che sono stati canonizzati dalla Chiesa e quindi non fanno parte della storia biblica dell'Antico Testamento. Invece no, ci sono queste persone che molto molto prima di Cristo hanno vissuto la loro santità e Isaia è uno di questi. Isaia è un profeta e anche qui una piccola novità, perché noi forse siamo abituati a considerare profeti, coloro che hanno un po' di magia, un po' di capacità di predire il futuro, di indovinare. Invece no, il profeta è una persona che ha questa qualità, questo carisma. Il profeta è chi parla per Dio, chi riesce a mostrare spesso a un popolo, ad altre persone, quella che è la strada da percorrere, la voce di Dio tra le genti. Isaia era uno di questi e molto tempo prima di Cristo ha iniziato a svelare la dolcezza del volto di Dio. Sentite questo passaggio. Dio è come un pastore che pascola il suo gregge, che raccoglie gli agnelli tra le braccia, che li porta in seno, che guida le pecore che allattano. È proprio questa immagine tenera di Dio noi vogliamo recuperare nella nostra vita proprio per intercessione di Isaia profeta e quindi lo invochiamo. Sant'Isaia profeta, prega per noi.